Buongiorno a tutti. In questo video volevo accennare brevemente, come vi ho detto ieri, alla lettura del Corano che conferma la Bibbia. Molti non l'hanno letto attentamente, credono che sia qualcosa di estraneo. In realtà non è così. Infatti io l'ho letto e mi sono accorta che coincide perfettamente con la Bibbia. Se noi per esempio prendiamo la sura Al-Fath, la vittoria, di cui parlerò in un video più tardi, e la correliamo alla sura An-Nasr, l'ausilio, che fu l'ultima rivelata al profeta Muhammad. Se la interpretiamo correttamente, possiamo vedere che la vittoria appartiene proprio al Messia nell'ultimo giorno, la vittoria finale quindi sull'Anticristo, che nella tradizione musulmana è chiamato il Dajjal, il falso profeta, che in questo momento regnerebbe sul mondo. Come si vede, molte cose coincidono con l'Apocalisse, soprattutto la parte finale dell'Apocalisse di Giovanni, capitolo 19 e 20. Nel versetto che dice: appartengono ad Allah le armate dei cieli e della terra, a lei è eccelso e saggio, possiamo dire che queste armate saranno guidate dal Messia. Quindi più tardi vi farò un video di chiarimento, ma sappiate che il Corano, come la Bibbia, dice la verità.